Buonasera ciurma, io sono Mazzetes e siamo qui sempre con Pirates. Per questa volta direi che possiamo andare magari anche a cercare un tesoro. Ho comprato mentre voi non c'eravate. Tra l'altro c'è Marco 88 in chiamata vocale. Ciao Marco 88! Ciao, tra l'altro sai cosa possiamo fare, dato che ci sono anch'io? Se hai dei dubbi, vado a cercare le soluzioni. Surreal Power sta giocando Almeno ora così. Call of Duty Global. No, sì, no, come si chiama? Call of Duty Global Offense. No, come si chiama? Sì, Call of Duty, no. Sì, COD Go, sì. Quindi sì. Vabbè, ma a me non sono giochi che piacciono. Che giochi a quello che vuole. Qua dice ad est di Campeche. Dobbiamo vedere questa mappa appunto dove ci porterà di bello. A est di Campeche, quindi vuol dire di qua in giù, no? Allora, zoomiamo un po' meno e spostiamoci un po' qua. Campeche, a est di Campeche. Forse questa zona qua. Questo golfetto qua. Forse sì, forse so. Perché poi là c'è il resto del mare. Io direi di sì. Quindi andiamo in quella zona là. Partiamo, ragazzi! Salpiamo. Addio cari ragazzi, ho catturato un galeone spagnolo, come potete vedere. Non è stato troppo difficile perché aveva un capitano non troppo forte e non ho perso neanche troppo equipaggio. Adesso vediamo se possiamo scaricarci di un po' di roba alla Habana. Commerciare con il mercante. Vendiamo del cibo? No, vendiamo delle merci. A 6 pezzi d'oro però non vale un Kaiser. Merci. Salpiamo perché non ho voglia di vendere il galeone fin tanto che non mi sono liberato di un po' di. Ci sta spara stava sparando a noi. Boh. Catalunya del Est. Andiamo via. C'è un covo pirata. Andiamo sempre via. Teniamoci sempre seguendo il vento. Così andiamo veloci. E poi scendiamo in giù. Perché deve essere da queste parti. Ok, sì, dobbiamo scendere ancora più in giù. Là c'è un galeone spagnolo. Quasi quasi lo catturerei, ma non ora. L'equipaggio è molto triste. Vediamo cosa si riesce a fare adesso. Perché comunque. Però non è a est di Ti Campeche, secca a o sì? perdere tutti i soldi? Ti Eh? secca a perdere tutti i soldi? Dovrò dividere un po' il avere, diciamo, per ripristinare il morale dell'equipaggio. È un po' una fregatura. È un po' una fregatura perché rimangono davvero pochi soldi, però gli oggetti dovrebbero restare, quindi. Allora, adesso dobbiamo entrare qua e vedere un po'. Però sono molto tristi. Ma mi hanno detto di tenere duro fino all'ultimo, fino a quando iniziano ad esserci i primi. No, salpiamo. Io però devo andare da quella parte là. No, salpiamo. Si riesce ad andare là. Ok. Vabbè, dai, gettiamo qui le ancore. Allora, due alberi morti. Noi dobbiamo guardare mappa del tesoro. Status flotta, vediamo un attimo. Mappa del tesoro. Due alberi secchi. Il tesoro è dritto in quella direzione. Quindi dobbiamo trovare ancora una testa. Eccola qua. Là c'è un tempio. Il tempio da che parte doveva stare? Io ho una memoria visiva del Kaiser. Testa di pietra, testa di pietra, testa di pietra, tempio Inca. Ah, è a sinistra del tempio. Là, è quello il tesoro, si sì, di fisso. Marco, stiamo andando a prendere un tesoro. Posso usare il cannocchiale anche da terra? LOL. Adesso l'equipaggio sarà più felice, di sicuro. Adesso che troviamo questo. Fabulous tesoro!
9.000 pezzi d'oro. LOL. E adesso l'equipaggio è meno triste. Premiamo R e torniamo direttamente alla nave. No, salpiamo. Adesso devo uscire però da questo geyser di Buco del Manga. Qual è la mia nave, tra l'altro? No! Mi sono tipo buggato, Marco, non sto capendo più. Ma se io mettessi anche le vele da battaglia, magari riuscirei anche ad andarmene un po' più facilmente. Non schiantarmi contro la terra! No, salpiamo. Vabbè, ma mi fa salpare dalla parte sbagliata. No, salpiamo. Marco, non riesco più a uscire di qua. Abbiamo provato lo streaming di Steam per vedere le partite di un amico, ma non funziona granché. È ancora un po' in beta, un po' buggoso, dava degli errori strani. Già, ma la beta serve proprio a questo, a scovare i bug. Sì, infatti. Non riusciamo a uscire di qua, ma... Fa retromarcia. Oh, ce l'ho fatta. Non puoi andare in retromarcia con una nave, scusa. Cioè, ci ho messo tipo 5 minuti per uscire di là. No, beh, non proprio, però. Dove andiamo adesso? Andiamo a catturare qualche spagnolo, dai. Siamo contro vento. No, andiamo a questo covo pirata. Magari riusciamo a vendere della roba e disfarci di questa nave pesante che abbiamo dietro. Quindi tu usi la tattica piccola nave veloce? Tecnicamente sì, ma forse è meglio disfarmi di due leggere, effettivamente, tenere più roba da vendere. Ma qua le merci costano niente. Tutto costa niente. Devo comprare del cibo però, perché ho cibo solo per 4 mesi. 5 mesi, sai che roba. Un galeone spagnolo. Andiamo addosso al galeone spagnolo. Galeone mercantile spagnolo. Noi andrei con le palle a mitraglia. Per diminuire un po' l'equipaggio che hanno. Mi hanno rovinato un po' la nave effettivamente, però... L'equipaggio abbattuto si arrende. Abbiamo poco però da guadagnare. 353 pezzi d'oro, ma abbiamo del cibo, sì. Sì, no, prendi tutto. E questa la teniamo per ora, poi andiamo a vendere tutto, diciamo. Adesso abbiamo un sacco di galeoni spagnoli dietro con noi. I tizi sono tristi come non so che cosa. Sono tristissimi. I galeoni spagnoli però sono lenti come la morte, come la muerte. Forse sono danneggiati e poi comunque, Andiamo a essendo navi campeggiare. grosse, le navi grosse sono più lente. Ma sta andando da sola, gli ho detto fate rotta verso il campeggio, adesso sta andando lei da sola. Ma che chiese? Scusa, il campeggio però è su. Andiamo su a campeggio, vediamo un attimo. Ah no, là c'è una cosa francese. Andiamo dai francesi che magari ci fanno presentare la figlia, dicono, yeah, guarda che sei stato un grande, allora ti lascio stuprare mia figlia per ringraziarti, insomma. Tra l'altro è bellissimo, tutte le figlie dei governanti ti dicono la stessa cosa, Sì, come e se sono fossero tutte state fatte uguali come quasi. stampino. A commerciare con il mercante. Abbiamo merci 8, non è un mercante. Spezie 7. Allora, parliamo con il sindaco.
Ah no, vuole essere accompagnato fuori da Keys, vabbè. Posso vendere alcune di queste senza... Quasi quasi, allora mi conviene. Cosa vendiamo? Quella piccola o quella grande? Tengo due grandi e una piccola o tengo una grande e due piccole? Una grande e Tieni, una io piccola? terrei due grandi. Io terrei due grandi e una piccola. Quella piccola le usi per attaccare, quelle grandi le usi come posso dire, per tenere la roba. Però questa è molto più brava a vereggiare tutto. Allora, questa la vendo, Cassandra, sviluppo da guerra. Ma queste, cioè, hanno un sacco di spazio, ma non sono per niente brave effettivamente a combattere. Però questa è più tosta di quella che ho io. Perché anche le vele di cotone, quello sloop da guerra africano. Non puoi assegnare le navi a dei capitani, La vero? vendo. Vendo quella piccola, vabbè, chi se ne sbatte. E riparo le due grandi allora. A parte che tra poco dovrò dividere il bottino, quindi... No, voglio visitare la taverna, vediamo cosa ci dicono qua, se c'è per caso, se ci vendono degli oggetti carini. Un kit da scassinatore, questo vi aiuterà a sfuggire dalla prigionia. Sai per cosa ci arrestano? Sì. Sai cosa ti posso consigliare? Cosa? Poi dimmi se è una furbata. Prima di dividere il bottino, vai a comprarti un sacco di risorse con le navi grandi adesso che hai un fottio di spazio. Riempi le navi di risorse, Ma ti tiene dividi il solo bottino. una nave alla fine. Addirittura. Sì, ti tiene solo la nave ammiraglia, le altre vanno via. Allora, trasporto un nuovo governatore. Andiamo con il nuovo governatore. Vabbè, io ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo poi dopo quando ho accompagnato il governatore a casuccia, insomma. Ciao!